Online. Mi assicuro che ci sono tantissime famiglie che per questo sono rimaste fuori e proprio per questo motivo si è attivata una rete che sta raccogliendo le domande e si è messa a disposizione appunto per compilare le domande. Ora, il 22 aprile, quindi una settimana dopo la fine vengono istruite le pratiche, il 22 aprile si inizia finalmente a distribuire i primi buoni pasto. Credo che ne siano stati distribuiti un centinaio inizialmente. Dopodiché arriva la pronuncia del TAR, che ormai conosciamo tutti, e arriva la sospensione sulla base, ancora una volta, di una nota firma dell'avvocato De Nardis del 23 aprile, che suggerisce sostanzialmente l'opportunità di una temporanea sospensione. Questa sospensione dura fino al 28 aprile, quando il TAR è costretto a ribadire che la pronuncia, ma era evidente già nella prima, appena uscita, insomma, la pronuncia il 22 aprile, quindi una settimana prima, è costretta a ribadire che non c'è nessuna indicazione né si ravvisa l'opportunità di sospendere la consegna dei buoni pasto, per cui finalmente di fatto la consegna dei primi buoni pasto comincia il 29 aprile, a un mese di ritardo dall'ordinanza che prevedeva, se lo ricordo, misure urgenti. Fatto sta che il 6 maggio c'è l'udienza per l'altro aspetto osservato, quello che riguarda invece i permessi dei cittadini stranieri di lunga durata, e anche a quel punto il Comune dell'Aquila, per evitare appunto provvedimenti cautelari da parte del Tribunale Civile, fa un'altra delibera, mette altri 100.000 euro su questa. Sul, sulla, sui buoni per l'acquisto di buoni spesa da distribuire per parte esclusivamente, correggetemi se sbaglio, a non residenti, cioè a tutti quelli che erano stati esclusi dal primo bando. Una scelta che sinceramente non capisco, perché continuo a dirvi che ci sono anche molti residenti che non sono riusciti nemmeno a sapere e a fare domanda per il primo bando. Perché semplicemente ha riaperto a tutti un nuovo bando. L'intento è evidentemente quello di presentarsi in tribunale con una carta in mano per evitare appunto provvedimenti cautelari, le cui spese poi potrebbero essere addossate al comune, e quindi appunto il 6 maggio viene comunque richiesto il provvedimento cautelare da una parte degli avvocati, e viene fatto comunque in base a questa delibera un nuovo avviso pubblico, che è pubblicato l'8 maggio, scadrà venerdì prossimo, e ad oggi, per quello che ne so io, che lo conferma al dirigente Giannangeli, stati consegnati buoni pasto per circa 240.000 euro, che corrispondono a meno della metà del monte totale a questo punto messo a disposizione. Se è vero che i buoni pasti da 300, e su questo anche vorrei chiedere insomma, qual è stato il primo bando. Si è pensato di scorporare la diciamo, a disposizione 368.000 euro in questo momento. Allora, i 300.000 euro sono stati destinati all'acquisto di buoni pasto, che poi, in virtù di un accordo con la società che eroga buoni pasto per il comune, mi corregga se sbaglio, dottor Sì, Giannangeli, hai visto il messaggio? sono stati acquistati buoni per 370.000 euro. Urgentissimo. No, leggi il Ok. messaggio. E mentre altri 68.000 euro sono stati destinati a beni di prima necessità,
in particolare per l'infanzia, cosa che sta creando enormi difficoltà al CSV, perché è costretto ad anticipare gli acquisti e poi a scontare passi a passi. Cioè, in base a quale valutazione si è scelto di destinare 68.000 euro a beni per l'infanzia, quando forse sarebbe stato molto più semplice acquistare semplicemente buoni pasto, anche in virtù di questo studio in cui si istituisce il fiume dell'acqua, sarebbe stato da gestire per e per il momento mi fermo qua. Ok, grazie, grazie consigliera. Allora, per quanto riguarda, si sono già prenotati De Santis e la consigliera Manusciai, a cui daremo la parola appena finito il primo giro. Quello che la relazione che ha fatto la consigliera Cimorroni si basa su due considerazioni. Una, la prima delibera, quella dei 368.000 euro, che escludeva senza nessun fondamento giuridico, tant'è che il TAR l'ha ritenuta parzialmente non applicabile, in quanto erano stati esclusi alcuni cittadini che avevano diritto, e poi la seconda, che di fatto va in parte a coprire quel vulnus della prima delibera, anche se il secondo bando non si sa quando inizia, o sbaglio, cioè nel senso che è stato pubblicato, nel senso che i cittadini possono fare domanda per quanto riguarda... Sono arrivate già 440 per la verità. Perfetto, ok. Sì. Allora, Assessore Bignotti, se lei non ci doveva spiega... parlare l'avvocato De Nardis, secondo l'ordine. Però preferirei prima parlare con lei, perché l'avvocato De Nardis non è che si è comportato d'iniziativa, molto probabilmente ha ricevuto disposizioni da parte della giunta o da parte dell'assessorato o da parte del sindaco per poter chiedere chiarimenti prima e successivamente eventualmente proporre opposizione a quanto deciso dal TAR. Quindi se lei ci può spiegare qual è stata la logica politica di escludere i residenti entro i 10 anni, qual è stata poi la scelta politica di voler mettere una pezza a quella anomalia, a quel vulnus, aprendo, anche se con i residui di altri capitoli, avete messo a disposizione 100.000 euro per poter in qualche modo coprire il vulnus della prima delibera. E quali sono, oltre al numero verde, le iniziative che avete messo in piedi affinché poi il passaggio tecnico con il dirigente Giannangeli, se ci serve glielo chiediamo, certo, chiederemo spiegazioni all'avvocato De Nardis per quanto riguarda la situazione oggi legale e quale rischio c'è il comune di soccombenza, con quali spese di soccombenza, visto e considerato che i consiglieri hanno denunciato subito l'anomalia di quel bando. Ecco, se ci vuole spiegare questo, poi daremo la parola a De Nardis. Grazie. Buongiorno, grazie Presidente. Buongiorno a tutti i commissari e dirigenti presenti. Dunque, cerco di mantenermi abbastanza sui punti. Innanzitutto partiamo probabilmente al principale, cioè questo della residenza. Dunque, il presupposto è che personalmente mai avrei pensato che la residenza potesse essere considerata un elemento discriminatorio all'interno della cittadinanza. Tant'è che dal punto di vista personale o politico assolutamente non c'era nessuna dietrologia, se vogliamo chiamarla così, come qualcuno magari l'ha definita, andando a cercarlo come uno strumento fatto apposta. Anzi, a tutti quanti è sembrato lineare e semplice riprendere quanto scritto nell'ordinanza, cioè il fatto che i fondi fossero stati suddivisi nei comuni italiani in base alla residenza, e parimenti portare questo requisito all'interno della delibera. La ratio è stata esclusivamente questa, non c'è stata un'altra
ideologia, se vogliamo chiamarla così, politica, e non era assolutamente volta ad escludere nessuno. Inoltre, questa cosa era già stata fatta in tantissimi comuni italiani, è stata poi fatta in migliaia di comuni italiani, tra cui moltissimi comuni del circondario, che in maniera proprio semplice hanno inserito come requisito quello della residenza. Io ricordo addirittura, mentre mi documentavo su questa ordinanza, che alcuni moduli di comuni italiani prevedevano già un prestampato, un precostituito con già scritto residenza in comune X, che ne so, in quel comune, comune L'Aquila, c'è un esempio, quindi non è manco che uno poteva scrivere dove era residente. Quindi non c'è stata, questa è stata la ratio che ha sotteso questa, se vogliamo, questo requisito per quanto riguarda la residenza. Ma mi collego subito al discorso della suddivisione linea A, linea B, perché ricordiamo che cosa ha fatto il legislatore nell'ordinanza. Ha dato due linee, una linea A per l'acquisto in deroga rispetto al codice degli appalti di buoni spesa e la linea B, acquisto di beni di prima necessità o beni alimentari, sempre da dare direttamente ai cittadini. Ora, la ratio sulla divisione qual è stata? È stata che qualora ci fossero stati, ed è stato fatto proprio a motivo di tutela questa divisione, ovvero ci fossero stati dei cittadini che per qualsiasi motivo, o perché non so, non avevano alcuno strumento, o perché erano stati distratti, o perché magari non rientravano in quei canoni della delibera, per la linea A, potessero accedere tranquillamente alla linea B. È per questo che sono state lasciate lì delle risorse, in modo tale che nessuno potesse essere in un qualche modo escluso. Artatamente credo che questa cosa è stata del tutto ignorata un po' da tutti quanti, quindi tranquillamente questa linea B è passata alla fine inosservata. E attenzione, non è l'unico modo per accedere alla linea B rivolgersi al CSV, alla casa del volontariato, ma ricordo che i servizi sociali sono sempre stati aperti, i quali, da quanto mi relazionano, mi dicono che non hanno neanche ricevuto un aumento di richieste, sono stati sempre aperti, quindi, come anche prevedeva l'ordinanza, i cittadini potevano, in fase di bisogno ovviamente, rivolgersi al servizio sociale con gli assistenti e chi ci fosse disponibile per chiedere aiuti. Quindi probabilmente questa linea B, non so per quale motivo, io in molte interviste, ma anche in comunicati, l'ho rimarcata questa possibilità per i cittadini, però evidentemente non è stata voluta prendere in considerazione da nessuno. Di questo io personalmente me ne rammarico molto, come già avevo anche ipotizzato insieme alla struttura, quindi al dirigente, qualora dovessero ovviamente restare delle somme disponibili su quella linea B, come previsto anche in delibera, possono, se servono, possono essere portate sulla linea A. Inoltre, a conforto di questo, sempre come settore abbiamo anche attivato una rete di servizi di prossimità in cui abbiamo stanziato sulla quale 20.000 euro, sempre disponibile per tutti i cittadini, quindi c'era anche questa possibilità. È stato firmato una convenzione per cui i cittadini che hanno necessità possono tranquillamente, come hanno fatto, suppongo, diversi, rivolgersi anche a questa linea. Quindi penso che dal punto di vista politico già avevamo dato come settore un ventaglio di risposte. Di qui il consigliere Cimoroni ha fatto una sintesi di tutta la storiografia di questi provvedimenti e quindi arriviamo al secondo bando.
Ebbene, perché è stato chiesto come mai l'amministrazione ha fatto un secondo bando, come mai sono state stanziate le risorse in più? Ebbene, anche qui le risorse in più sono state stanziate perché, essendo già stato dato un bando, e non volendo far sì che nessuno resti, diciamo, appiedato a questo punto, aver inserito una somma in più permette di dare ristoro alle domande arrivate con il primo bando e dare altresì ristoro a quelle che stanno arrivando con questo secondo bando. Del resto, la scelta è ancora più motivata a questo punto, come si pensava, dal fatto che non poteva a quel punto essere una sola famiglia, ma che a ruota sarebbero seguite probabilmente, suppongo, io questo qui lo dico da buon senso di un cittadino della strada, potevano seguire ulteriori ricorsi, ulteriori richieste, e per questo sono state stanziate ulteriori somme, necessariamente dal bilancio comunale, perché non è che lo Stato avesse dato ulteriori risorse. E a questo punto faccio un'ulteriore riflessione. Ad oggi sono arrivate circa 440 domande, poi ci dirà il dirigente quante domande sono arrivate ad oggi. Il bando scade venerdì, quindi a mezzanotte, se non ricordo male. Quindi io, con una proiezione, posso immaginare che arriveranno circa 700 domande. Posso immaginare, non lo so, 700-600 domande. Bene, supponiamo che ci sia un numero medio di 2 persone per nucleo, stiamo parlando di circa 1200 nuclei familiari, 1200 persone, scusate. Se ogni persona prende 100 euro, arriviamo a 120.000 euro circa, ok? Supponendo che questi dati siano esatti. Ebbene, se noi sommiamo queste diciamo, persone con tutte le persone, mi ricordo adesso 1200 domande arrivate per il vecchio bando, è chiaro che si usciva fuori dal budget previsto dallo Stato. Qualora anche si fosse utilizzato tutto per i buoni spesa, laddove non c'era nessun obbligo di fare questa cosa e neanche nessuna indicazione di preferenza, e allora comunque non si sarebbero potute ristorare i bisogni di tutte le famiglie. Allora, a questo punto, con questo ulteriore stanziamento di risorse, che, attenzione, potrebbe anche, se le necessità lo rendessero appunto necessario, espandersi ulteriormente, si andrebbero così a coprire tutti i richiedenti, che siano essi residenti o che siano essi non residenti. Ebbene, secondo me, la bontà dell'operazione a questo punto è una visione a tutto tondo. Grazie. che è resa anche necessaria per la contingenza degli eventi, ma che di fatto, quando finirà tutto quanto la distribuzione dei buoni spesa, di cui magari dopo ci darà una delucidazione il settore, tutti i richiedenti ammessi dovrebbero riuscire ad avere la copertura. Mi permetto anche, se il Presidente me lo consente, di fare, sempre rimanendo sul punto ovviamente, legandomi alle tempistiche. Dunque, l'ordinanza del Presidente del Dipartimento di Protezione Civile è stata illustrata e poi emanata il 28 marzo, se non erro, che era un sabato. Seguiva una domenica, quindi poi il sabato seguente il provvedimento è stato portato all'attenzione della Giunta. Quindi sostanzialmente in 5 giorni lavorativi il settore non solo, e questo è importante per te, non è che solamente ha scritto una delibera, ma considerando il fatto che si è predisposto un applicativo gestionale. Esatto, gestionale innovativo, che comunque nel Comune del Lago in questo modo non era mai stato utilizzato, anche se noi avevamo già provato una cosa un po' simile, ma non come questa, per il bonus economico. Ecco, c'è stato anche necessità per il SED di elaborare materialmente questo strumento, e ci sono dei tempi tecnici, e tra l'altro i dipendenti in queste settimane hanno lavorato anche il sabato e la domenica, però di certo non è che si potevano mettere a lavorare 24 ore su 24.
E proprio a tal proposito, quindi se, a mio avviso i tempi sono stati molto, sono stati giusti per quello che è un comune capoluogo come l'Aquila, allorché molti comuni del circondario, anche con soli 400-500 residenti, hanno emanato con ordinanze sindacali o con decreti sindacali successivamente questi provvedimenti. Ma mi chiedo, e qui lo chiedo al consigliere Cimoroni, come mai, come poteva l'istituzione comune andare ad invogliare i cittadini ad uscire dalle proprie case a consegnare documenti cartacei, laddove ci ricordiamo cosa accadeva in quei giorni, laddove lo Stato più volte, anche con pubblicità, progresso, tra virgolette, per usare un termine storicizzato, invitava a non uscire, e quindi l'amministrazione comunale, secondo il consigliere Cimoroni, avrebbe Sì. dovuto mettere in giro migliaia di cittadini per consigliare le domande. Questa cosa ovviamente moralmente, a mio avviso, non era corretta, quindi è stato predisposto l'elaborato online. Poi facciamo tanto di parlare di velocizzare le burocrazie, di dare la possibilità e via dicendo, chi non ha una macchina, chi non ha questo, il cellulare ormai ce l'hanno tutti. Tra l'altro si poteva anche fare ricorso Numero verde. all'assistenza telefonica. Allora io mi chiedo se qui vogliamo essere coerenti o se vogliamo fare un purpurì e quindi dire che addirittura è sbagliato anche che l'amministrazione comunale metta a disposizione un format online per fare le domande, cioè tutta la normativa è andata in questa direzione e qui andiamo a dire che è sbagliato. Cioè siamo all'incredibile. Lo Stato dice di mettere il massimo dei dipendenti in lavoro agile e noi avremmo dovuto mettere invece più dipendenti per ricevere domande. Cioè a me mi sembra un controsenso personalmente, quindi io volevo fare anche questa precisazione. Però, assessore, la consigliera sottolineava l'aspetto di coloro che non erano eventualmente in grado di poter, tramite computer, tramite online, tramite web, poter iscriversi, cioè poter chiedere il contributo. Quindi non ci saranno state migliaia di persone, ma ci saranno state qualche decina di persone che Ma magari attenzione, l'ho potevano detto. accedere direttamente agli uffici. Comunque non voglio fare polemica. Grazie dell'intervento. Dottor Giannangeli, ci deve dire Sì, qualcos'altro sull'aspetto? alcuni minimi chiarimenti rispetto al discorso che ha già fatto in maniera molto chiara ed esaustiva l'assessore. Più che altro perché è giusto dare informazioni che non ci portino fuori tema. E mi sento di dire, intanto di ringraziare il personale, l'ho fatto già l'assessore, di fatto il personale del settore e di SED, che contrariamente a quanto potrebbe desumersi dalla, diciamo, roadmap già percorsa, ha assunto un ruolo importante. E io personalmente, anche se è facile semplificare dall'esterno e stigmatizzare in possibili ritardi o potenziali inefficienze, ma diciamo è doveroso riconoscerlo al personale, in particolare senza fare nomi, però le persone, la dottoressa Del Principe, la dottoressa Palleschi, la dottoressa Ciampa sono state qua anche nei giorni festivi, durante i ponti, per sistemare queste, diciamo, gli aspetti salienti della procedura, perché prima di mettere in campo diciamo un iter procedimentale che potenzialmente raggiunge per noi anche 70.000 abitanti, di cui il ragionamento che faceva, almeno sulla carta, di cui il ragionamento che faceva l'assessore, quindi la linea di discrimine tra l'intervento di cui all'articolo 2,4 lettera A, quindi prodotti alimentari. Scusate, quindi buoni spesa solo per prodotti alimentari, e la linea B che ricomprendeva invece prodotti alimentari e beni di prima necessità. Noi avevamo fatto un discernimento di questo tipo, probabilmente, potenzialmente, ma è una disamina che i servizi sociali, con ciò non criticando il provvedimento del governo, che comunque è stato quantomeno ottimistico rispetto a questi punti di vista, i servizi sociali hanno una mappatura chiara dei bisogni espressi dalla popolazione residente e hanno anche un'idea di quali e quanti possano essere i bisogni espressi, manifestati dalla popolazione non residente. Ed è questa la ragione per la quale avevamo scisso, come ha già chiarito l'assessore, i 300.000 euro della linea A, che, sottolineo, sono diventati 372.000, perché
Eravamo in deroga e abbiamo, ciò nonostante, ci siamo avvalsi dell'estensione dell'affidamento rispetto all'adesione alla convenzione CONSIP già disposta dal Comune dell'Aquila nel mese di aprile 2019 relativamente al servizio di buoni pasto, servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. La deroga l'abbiamo invocata limitatamente all'importo, perché un'estensione di affidamento non può superare ovviamente il 50% della minore dell'ipotesi dell'affidamento iniziale, ma siccome c'era questa delega normativa, ci siamo avvalsi di questa opzione e abbiamo acceduto alle condizioni della convenzione CONSIP, cosa che non è per niente automatica e infatti non è stata validata rispetto ad altri comuni. Noi abbiamo insistito molto, io mi sono fatto personalmente, ma non è un col supporto degli uffici, 5 giorni di telefonate con gli operatori dei CONSIP, e quindi questa opzione ci ha consentito di incrementare con un effetto moltiplicatore l'importo iniziale di 300.000 euro dei buoni, trasformandolo in 372.000, perché erano circa 3,55 con il 19,50% applicato a modi moltiplicatore, oltre all'IVA che, come ricordava l'assessore, è un onere di cui si è fatto carico l'amministrazione comunale con la delibera 211, quindi totale 3,72, quindi riusciremo ad accogliere le istanze di 200 nuclei familiari in più rispetto ai 1.000 che avevamo stimato di poter accogliere. Come abbiamo fatto questo conto? Certo, sono misure spannometriche, perché si deve fare in via prioristica, visto che i tempi erano e sono stretti. La media dei nuclei familiari residenti nel comune è di circa 2,9 componenti per nucleo, mentre la media dei non residenti è più bassa, perché o si parla di coppie o si parla di persone singole che sono per lo più in città. Poi ci sono anche, c'è il caso dell'istante del ricorrente al TAR, che rispetto al quale stiamo facendo delle verifiche, perché non risulta peraltro fruire di servizi all'infanzia, di servizi scolastici, del trasporto, della refezione, del servizio di presenza a scuola. Quindi cerchiamo di capire con le autorità competenti anche in che modo fosse presente sul nostro territorio, ma questo lo si fa ovviamente nei confronti di tutti. E a questo proposito abbiamo fatto anche un accordo, diciamo, con la Guardia di Finanza, come succede anche per il bonus economico 2019 e come succederà per il bonus economico 2020, che pubblicheremo come bando venerdì, per non sovrapporlo a questo. E quindi la Guardia di Finanza poi provvederà agli accertamenti del caso, ma non nei confronti di particolari tipologie di utenza, ma nei confronti della generalità dei nostri beneficiari, perché le istanze che hanno dovuto compilare, come ricordava la consigliera Cimoroni, online i beneficiari potenziali, a cui è stato messo a disposizione il numero verde dell'ente 800-666-622 e il numero dello sportello unificato, che ha funzionato anche nel weekend, 320728 di SED SPA. Stiamo ultimando, per concludere la linea A, l'istruttoria con SED, perché è un'istruttoria complessa, riguarda circa 5.500 persone, delle ultime 400 domande. Questa è la ragione per la quale ci siamo fermati a consegnare a circa 828 nuclei, lasciando un margine di oscillazione nella graduatoria di 400 nuclei, che sono quelli in istruttoria. Oggi il SED ci restituirà un numero di istanze, diciamo, lavorate, che va da 200 a 300, anche alla luce dei riscontri forniti dalla prefettura e dagli altri servizi dell'ente che abbiamo interessato. Quindi noi procederemo tra oggi e domani a riavviare le consegne nei confronti di questi 300 nuclei, che cosa okay. Che faremo in grazie. Un giorno. Grazie, fermiamoci qua, adesso un attimo. Adesso no, volevo solo, se lei è d'accordo, Presidente, solo diciamo un'ulteriore precisazione con riguardo alla sospensione, che sì. Poi chiarirà meglio l'avvocato De Nardis. L'impressione che avevamo, sia io che l'assessore, al di là del fatto che la linea B fosse dedicata proprio alle persone non residenti, e quindi noi abbiamo già delle persone che raggiungiamo regolarmente, sia con le donazioni, sia con i fondi che abbiamo come settore politico per l'interesse della persona. Abbiamo anche dei fondi per i senza fissa dimora, che ricoveriamo, e che l'ultimo caso è capitato giovedì sera, e che rifocilliamo normalmente anche con dei pacchi. La ragione della stipula della convenzione con la Casa del Volontariato
era questa fondamentalmente, perché all'inizio dell'anno abbiamo registrato alcune minime richieste, per tanto tempo diciamo questo tipo di richieste non è pervenuto, però la rete dei servizi di prossimità l'amministrazione aveva intenzione di riattivarla, quindi prima dell'emergenza avevamo avviato questa concertazione con la Casa del Volontariato e successivamente abbiamo modificato la delibera, ripeto, elaborata prima dell'emergenza, e abbiamo incluso anche l'opzione B dell'articolo 2,4. Questa opzione B noi la stiamo utilizzando e abbiamo consegnato al momento 770 pacchi per un totale di circa 12.000 euro di spesa. La spesa, come dicevo stamattina proprio alla referente della Casa del Volontariato, non la rendiconta il sindaco, nemmeno i commissari della commissione, la spesa la rendiconta la Casa del Volontariato. La convenzione è stata sottoscritta tra l'amministrazione comunale e la Casa del Volontariato, basta leggere i contenuti dell'atto. Noi abbiamo anticipato una prima tranche di 4.000 euro quando loro avevano già dato avvio alla consegna dei pacchi, una seconda tranche di 4.000 euro perché la rendicontazione era ancora carente. Quindi dicevo alla referente della Casa del Volontariato stamattina, è inutile, ognuno può regolarsi come crede, ma è perfettamente inutile interessare l'universo mondo, è molto più semplice leggere i contenuti della convenzione e rendicontare puntualmente, perché trattasi di soldi pubblici, la spesa nei termini richiesti in convenzione. Quindi autorizzazione del settore che sta dando a consuntivo per non bloccare la consegna dei pacchi, trasmissione dell'elenco della spesa, non dell'elenco dei beneficiari, perché quello ci interessa poco, hanno fatto una valutazione sociale, l'hanno in atti, hanno fatto firmare le dichiarazioni, a noi interessa che la spesa sia sostenuta nei termini di legge e che la rendicontazione ponga al riparo tutti, quindi sia la Casa del Volontariato ma a maggior ragione l'ente, da possibili problemi, siccome ce ne saranno, perché quando si muovono interessi di questo tipo noi movimenteremo complessivamente, come ricordava la consigliera Cimoroni, ai 368.000 che diventano 372 per quanto riguarda la prima tranche più 68, quindi movimenteremo circa 561.000 euro con le risorse aggiuntive dell'ente, perché dobbiamo aggiungere alla spendita della linea B dell'articolo 2,4 della Casa del Volontariato anche i 20.000 euro impegnati inizialmente prima dell'emergenza Covid. Quindi su 561.000 euro e su una platea di beneficiari potenziali di oltre 70.000, perché il dato aggiornato delle consegne è di 4,69 dei non residenti che hanno fatto domanda. Per quanto riguarda i residenti, ricordavo alla consigliera Cimoroni che appena esaurita la disponibilità e le risorse, quindi vediamo se riusciamo ad accoglierli tutti, abbiamo previsto nel bando la possibilità di riaprire i termini in presenza delle risorse. Quindi se noi abbiamo risorse residue, e lo diceva l'assessore, possiamo switcharle dalla linea B alla linea A, possiamo consentire al SED di riaprire i termini, e quindi tutte le persone che non hanno fatto in tempo a fare domanda nel primo bando perché non l'hanno saputo, perché magari non sono state attente o perché non hanno gli strumenti, potranno farla soltanto in presenza delle risorse, perché è inutile accogliere domande. Anche cartacea la potranno fare. C'è la linea B, quindi vanno alla Casa del Volontariato e fanno la domanda, non c'è bisogno di niente, in quel caso fa una valutazione veloce. Grazie. Presidente, buongiorno, sì. Mi sente? Sì, sì. Sono Marcello, io le ho mandato una delega perché non riesco a mandarla. No, successivamente la può mandare direttamente per posta, perché la delega poi la manderà per posta a Fabrizio Fischione, quindi non è un problema. Intanto l'abbiamo registrato nella riunione. Avvocato De Nardis, allora, se ci spiega come sta la situazione con il TAR, poi apriamo la discussione, che come vi ricordo si sono prenotati De Santis, Lelio, la consigliera Banusciai e Mancini. Prego, Avvocato De Nardis. Per quanto riguarda il profilo dei rapporti contenziosi afferenti a questa vicenda, abbiamo pendente, anzi definito davanti al TAR con una sentenza breve resa con una norma scorciata emergenziale, il ricorso 124/2020. La sentenza, forse faccio un piccolo passo indietro perché è un iter abbastanza particolare del giudizio, che forse meriterà anche l'attenzione in sede d'appello. Il comune
prima ancora di ricevere la notifica del ricorso, ha ricevuto dalla segreteria del TAR un decreto presidenziale che concedeva una sospensiva a favore di persona non individuata, perché era stato deciso dal Tribunale che la comunicazione al Comune che avrebbe dovuto dare esecuzione alla misura dovesse presentare i dati oscurati per motivi di tutela della riservatezza dei ricorrenti. Pertanto il Comune si è attivato, prima ancora di aver capito con chi avesse a che fare, direttamente con il procuratore di controparte, avvocato Fausto Corti, perché notificasse l'atto e consentisse finalmente di avere visione del da farsi nei confronti di chi. Quindi il Comune si è attivato dal lato amministrativo, nei sensi che vi ha spiegato il dottor Giannangeli. Dal punto di vista processuale il Comune si è costituito chiedendo l'anticipazione dell'udienza e il riesame del decreto presidenziale. Il decreto presidenziale è stato reso, fruendo di una norma del codice del processo amministrativo, senza aver inteso la controparte, che è una procedura che suppone che ci sia una situazione di catastrofe imminente che sia abbastanza chiara e che soprattutto il Tribunale abbia chiaro l'aspetto della giurisdizione. Il Comune ha sollevato in primis, in via proprio con la prima comparsina, la questione della giurisdizione e dell'assenza di danno e ha chiesto la revoca della misura. Il Tribunale, che aveva fissato un po' a lungo l'udienza cautelare al 20 di maggio, l'ha avvicinata al giorno 6 aprile. Nel frattempo il Comune ha anche formalizzato in maniera più ampia la propria costituzione, avvenuta, ripeto, giusto per avere accesso agli atti, e in vista dell'udienza del 6 maggio, udienza virtuale perché si è svolta in assenza delle parti a causa invocando le norme di tutela antivirale, il Comune ha anche depositato una accurata relazione della Polizia Municipale che evidenziava una cosa che anche il dottor Giannangeli ha fatto presente, cioè che questi signori ricorrenti, il cui nome taccio per motivi di riservatezza, come pensa il Tribunale amministrativo, risultavano assolutamente sconosciuti anche presso l'indirizzo del datore di lavoro indicato come il soggetto che aveva ospitato e ricoverato il capofamiglia residente in quel di Bitonto insieme con la sua famiglia. La relazione della Polizia Municipale, da cui risultava addirittura l'irreperibilità non soltanto presso l'alloggio ma anche in altri luoghi di ricerca di questi soggetti, è stata depositata al TAR, ma il TAR ha ritenuto di tirare dritto per la sua strada e ha emanato questa sentenza breve che l'amministrazione deciderà se gravare d'appello per motivi sia di merito che di rito non trascurabili. Uno dei problemi fondamentali è che la medesima domanda presentata mi scusi avvocato, fino ad oggi quindi l'amministrazione non ha dato mandato all'avvocatura eventualmente di appellare la sentenza? Consigliere, la sentenza è uscita l'altro ieri, credo che neanche l'amministrazione di Berna in due giorni comunque la risposta è negativa, non ancora, la questione la stiamo disaminando perché tra l'altro la sentenza è già il secondo decreto del presidente del tribunale, sia pure in toni abbastanza piccati, aveva però precisato la portata della misura cautelare e, lo leggiamo anche in sentenza, la portata della sentenza. Mi spiego meglio. La formulazione e del ricorso e della prima misura cautelare effettivamente lasciava qualche margine di dubbio se fosse stato inteso l'avviso come un atto cosiddetto generale
che in caso di caducazione avrebbe travolto l'intera procedura nei confronti di chi che sia avesse partecipato, oppure una impugnativa limitata al solo profilo di strettissimo interesse di questi signori, e quindi soltanto praticamente un'ammissione con riserva. Tant'è vero che con la col secondo decreto presidenziale il presidente del TAR, sia pure con un tono un po' piccato, dice: guardate che il serve soltanto per la riammissione sub condizione con riserva, dice, soltanto per la riammissione con riserva della ricorrente, del mio figlio e del marito e di nessun altro. E in questi sensi anche la sentenza, quindi ci sarebbe un problema di sostanziale ingiustizia della sentenza, perché non considera gli aspetti di fatto, perché per fare ricorso bisogna avere interesse, avere una posizione legittimante, non considera la giurisdizione che in materia di assistenza pubblica è pacificamente del giudice ordinario, quindi il comune avrebbe ben ragione di fare appello, deciderà l'onorevole giunta. E quello si vede. Sotto il profilo civile, in foro civile, cioè la sede dove giustamente si deve svolgere questo tipo di giudizi, abbiamo due ricorsi che sono stati presentati in via ordinaria da complessivamente 7 stranieri extracomunitari, in gruppetti di 3 e 4. Uno dei due gruppi vede anche la presenza nel quadro processuale di un'associazione di studi giuridici sull'immigrazione, che non ha a che vedere con quelle altre associazioni che invece si erano fatte vive con una diffida nei confronti del comune. I giudizi in sede ordinaria del Tribunale ancora non è stata fissata neanche l'udienza di comparizione. Invece abbiamo svolto davanti al Presidente del Tribunale una ordinaria udienza camerale, come si usava nei buoni tempi antichi, con il Presidente del Tribunale, Dottor Riviezzo, in cui il Comune ha addotto le proprie difese di merito, di diritto, quello che si vedrà, e altrettanto hanno fatto le controparti, e il giudice ha riservato, entro qualche giorno dovrebbe sciogliere la riserva, ha assegnato le termini per scambio di note che da parte di alcune sono state fatte, poi si vedrà. Grazie, grazie avvocato. Allora iniziamo la discussione. De Santis, Lelio, prego. Grazie presidente, saluto i colleghi, saluto l'avvocato De Nardis, il dottor Giannangeli e l'assessore Bignotti. Io non ripeto quello che è stato già detto, in particolare dalla collega Cimoroni, che ha ricostruito un po' questa pagina di vita amministrativa non proprio edificante, secondo me. Né voglio entrare in tecnicismi, ricordare perché, per come. Il dato oggettivo è questo: che la somma di 380.000 euro è stata assegnata, mi sentite? Sì, benissimo. No, è stata assegnata con l'ordinanza della protezione civile 658 e doveva soddisfare il bisogno alimentare urgente per le famiglie bisognose. Questo in data 29 marzo. Quindi l'auspicio era che queste famiglie bisognose potessero avere un cosiddetto tozzo di pane, perché parliamo di 100, 200 euro, 300 euro massimo, quindi l'acquisto di fabbisogno alimentare prima di Pasqua. Il comune, oggi stiamo al 12 di 13 di maggio e stiamo manco alla metà delle assegnazioni, quindi penso, senza giri di parole, dico quello che penso, il comune ha fallito in questo obiettivo, perché al di là della ricostruzione, delle motivazioni, delle giustificazioni, quello che il governo, che la protezione civile ci chiedeva, dare possibilità di un buono spesa alle famiglie bisognose, questo è stato fatto con grande, grande ritardo per una posizione, secondo me, molto ideologica presa dall'amministrazione e dal sindaco in particolare. Mi permetto di rilevare anche questo aspetto politico, l'assenza del sindaco, non voglio capire né sapere perché il però si è scusato, si è scusato, nulla da dire, avrà sempre e ha sempre qualcosa di più importante.
e lo capisco pure in una fase così difficile, lui c'ha sulle spalle un fardello grosso e pesante, forse più di quello che ha avuto il suo predecessore dopo il terremoto, però un po' di maggiore rispetto verso il Consiglio e le Commissioni sarebbe doveroso, anche perché credo che i Presidenti delle Commissioni, quando convocano il Sindaco, concordano questi appuntamenti in qualche maniera, quindi a meno che non crolla il mondo dovrebbe essere presente. Ma al di là di questo, c'è l'assessore che, mi dispiace, in tutto questo periodo è stato assente, almeno sul piano della visibilità, della comunicazione, perché anche in questa vicenda ha comunicato solo e soltanto il sindaco quello che intendeva fare, quello che immaginava di fare il giorno dopo, anche quando ha deciso di bloccare la consegna dei buoni, nonostante il TAR avesse detto il contrario, che si poteva continuare a consegnare questi pacchi, questi buoni spesa. Quindi a me interessa, ecco, valutare questo aspetto sul piano politico. Questa è una conseguenza di una visione, di una gestione verticistica del tutto, ideologica, perché non ci si può, voglio dire, arzigogolare su queste argomentazioni quando noi abbiamo di fronte migliaia di persone che hanno bisogno di comprare qualcosa per sopravvivere. E poi l'aspetto gestionale, naturalmente. L'assessore adesso ha ricostruito, ha detto che ci si è impegnati, che le somme aggiuntive sono state inserite, tutto quello che è stato fatto, io mi auguro che produca i risultati, e soprattutto che, come ha detto Giannangeli, che ringrazio insieme al suo ufficio per tutto il lavoro che ha fatto, nonostante queste mie considerazioni politiche, perché poi la struttura deve cercare di dare risposte il più possibile urgenti, che si riuscirà probabilmente a soddisfare tutte le richieste dei residenti e non residenti. E già questo sarebbe, anche se con ritardo, un fatto importante. Poi un'altra considerazione, mi permetta l'avvocato Domenico De Nardis, che stimo, però vedo oggettivamente, senza la prende, quasi un atteggiamento di supporto non richiesto spesso da parte dell'amministrazione del sindaco, perché in queste due decisioni del TAR io noto dei rilievi molto pesanti nei confronti del ruolo dell'avvocatura, perché qui in una circostanza, la prima, il tribunale dice chiaramente che noi, l'avvocatura, ha invocato la possibilità che il soggetto potesse tornare a Bitonto, quando invece queste norme entravano, il novello decreto entrava in vigore dal 4 di aprile, quindi era una cosa che non si reggeva in piedi. E oggi, in maniera molto molto netta e chiara, cioè, io voglio dire, mi dispiace, il ruolo dei dirigenti deve essere diverso da quello della, non può essere il dirigente asservito al sindaco, chiunque esso sia, perché poi rischiamo di fare questo. Quindi queste figuracce non aiutano. Certo che la colpa e la responsabilità è dell'amministrazione attiva. Il dato che io rimarco è questo e basta, non mi voglio dilungare perché potrei aggiungere altri elementi che non sono certamente piacevoli. Grazie. Ma a oggi noi purtroppo non abbiamo ancora esaurito e accontentato tutti coloro che avevano diritto, e stiamo a metà maggio. Non è una bella pagina per l'amministrazione comune. Grazie. Grazie consigliere De Santis. La consigliera Banusciai, prego. Consigliera. Buongiorno, un saluto presidente, un saluto a tutti i presenti. Sulla modalità di assegnazione di buoni spesa, credo che sia stata fatta una grandissima confusione dalla parte della maggioranza. Volere a tutti i costi promuovere un bando di questo genere che esclude persone e famiglie che avevano bisogno, e questo bando è stato creato senza avere né senso e né logica politica. Noi già dall'inizio abbiamo contestato questo bando e abbiamo chiesto la rettifica di questo bando di assegnazione di buoni spesa, perché era contro la disposizione di legge e le indicazioni
che il governo si è cioè, si sarebbe prestato anche i ricorsi, ne avrebbero anche quantomeno ritardato la distribuzione di buoni spesa. Ma nemmeno in questo momento non è stato dalla parte della maggioranza la capacità di riconoscere questo errore. Anche in questo momento così difficile, anzi si è voluto fermare soprattutto in quel momento la distribuzione di buoni spesa, uscendo anche con arroganza su una conferenza stampa la posizione presa. Dopo la pronuncia del TAR, che in merito mi sembra che ovviamente è stata per il ricorrente, ma il principio è che non si doveva essere esclusi i non residenti, si è ancora, anche in quel momento, una volta scelta la strada sbagliata, quella di fermare la segnalazione di buoni spesa, la consegna, scusa, di buoni spesa. Si è dovuto nuovamente intervenire il TAR per ribadire che non si doveva essere fermata la distribuzione di buoni spesa. In questo punto si è visto, e costretti, perché siamo arrivati, che hanno percepito questo errore, hanno cercato di rimediare, come di fare un nuovo bando, di poter mettere in questo bando per includere gli esclusi. E questo è un punto fondamentale, perché questo bando va a toccare le risorse in carico del comune. Tutto questo mi fa pensare che ciò che deve fare la politica è mettere in campo tutti i mezzi necessari per aiutare chi sta vivendo una condizione così difficile, e senza nessun pregiudizio, discriminazione e soprattutto senza una posizione politica. In questa fase si è fatto una grandissima figura, una brutta figura sulla parte dell'amministrazione, perché questa città non merita questo. La gente in questo momento così, i cittadini in questo momento così difficile, vuole essere sentito, aiutato dalla parte dell'amministrazione. Devono avere cura per la necessità degli aquilani, che tutti si devono lavorare nelle loro interesse senza incriminare né odi e né rancori. Io, dalla mia esperienza, credo che questo momento non va dimenticato così facile, perché toccando questa realtà da sola, e mi fa tanto piacere di sottolineare, perché in questo momento mi sono spogliata dalle visioni politiche, ho cercato di collaborare, di scendere a campo, e abbiamo collaborato, almeno io personalmente, con tutte le forze. Questo mi fa tanto piacere, perché veramente abbiamo cercato di dare l'assistenza sia a distribuzione dei pacchi, sia nella collaborazione delle associazioni, sia con il comune. Abbiamo cercato anche di dare la disponibilità di assistenza per fare le domande. E tutto questo mi fa pensare che, non pensare, anzi, mi fa augurare e spero che da oggi in poi non si voglia percorrere una strada diversa che passi attraverso delle... che deve essere una strada di collaborazione, una strada di condivisione del programma, e soprattutto questo programma deve essere in discussione in consiglio comunale con tutte le forze politiche, le questioni che interessano il bene della nostra città, soprattutto quando si tratta di un'emergenza, e mi auguro che da adesso in poi questa amministrazione abbia questo spirito. Mi auguro che questa esperienza, non vorrei succedere mai più un'emergenza del genere, ma vorrei che lo spirito di questa amministrazione deve essere un spirito della collaborazione, di saper ascoltare e di tutti insieme portare avanti le battaglie per dare l'assistenza nei momenti difficili alla nostra gente. Grazie, e mi auguro un buon lavoro in questa commissione. Grazie consigliera. Mancini, prego. Grazie presidente. Io ringrazio i dirigenti, le persone che hanno lavorato in questa fase difficile per la situazione sociale. Ringrazio anche Lelio De Santis, perché praticamente ha cacciato tutto quello che
volevo dire nel mio intervento, tranne qualche piccola cosa che aggiungo. Il problema è soprattutto politico. È vero che c'è stata una sentenza del TAR, un fermo per la distribuzione dei buoni pasto, ma è vero anche che l'impostazione, come sempre, è un'impostazione che c'è stata da 3 anni a questa parte politica. Io ricordo soltanto che questa amministrazione, quando si è insediata, uno dei primi atti che ha fatto il sindaco direttamente, cosa che non poteva fare, è stato quello di fermare un processo concorsuale con una graduatoria che si stava stilando per l'attribuzione degli appartamenti del progetto casa, perché lo slogan era prima gli aquilani, siccome lì c'erano prima, nei primi posti, cittadini stranieri che avevano titoli in base al bando, quella procedura concorsuale è stata fermata. Io penso che Bignotti mi stia ascoltando. Se Bignotti mi sta ascoltando, già lì doveva fare una valutazione che una procedura concorsuale non si può interrompere perché ci sono prima gli stranieri per l'assegnazione delle case. La storia si ripete anche adesso con i buoni per la spesa. 368.000 euro dati dal governo dovevano essere impiegati subito, e subito il sindaco però ha protestato perché ancora una volta si scaricava sui comuni l'onere di distribuire questi soldi. Ma la ratio di quell'intervento era semplicissima: dare a tutti quelli che vivevano nella città, non residenti nella città. Non è scritto da nessuna parte la ripartizione Bignotti viene fatta in base al numero degli abitanti, ma il numero degli abitanti ricavati con la residenza è lo stesso del numero degli abitanti che in quel momento sono nella città. Perché ci sono persone, ad Aquila forse di meno, con permessi di soggiorno che voi ignorate completamente, considerate solo quelli di lunga durata, come se le persone che hanno fame, cioè hanno fame quelle che hanno il permesso di lunga durata e non quelle che ce l'hanno di meno durata, di persone che in quel momento si trovano nella città ma non sono residenti nella città e quindi avevano bisogno di essere assistiti. Pagina nerissima dal punto di vista politico, e lo dico a due dirigenti che stimo personalmente, Giannangeli e l'avvocato Denaro. Qualche tempo fa, in una commissione di garanzia, è registrato, il sindaco a una mia domanda rispose... Angelo, se ti avvicini più al microfono si sente meglio. Sì, rispose chiaramente questo, se lo ricorderà anche il Presidente. I dirigenti fanno quello che io gli dico. Esatto. Allora, lo dico a Fabrizio Giannante e lo dico all'avvocato Denaro. Io penso che nei briefing che fate, che li fate ancora o ancora li farete sulla piattaforma, dovete chiarire questa situazione. I dirigenti non fanno quello che non lo fanno. Le due cose sono ampiamente separate. I dirigenti hanno gli indirizzi dati dalla politica, debbono raggiungere degli obiettivi, non sono al servizio del sindaco o degli assessori. I dirigenti sono al servizio dell'amministrazione, sono al servizio dei cittadini. Spesso questo lo dimentichiamo. Ora, che succede? Succede che
L'Aquila, uno dei pochi comuni che ancora non consegna i buoni pasto. Adesso i buoni di sostegno alle persone che avevano bisogno. Adesso, caro avvocato Denaro, a me non interessa questa questione. A me interessa soltanto il fatto che come con le case, con l'assegnazione delle case, sono rimasti fuori dall'assegnazione per giorni persone che avevano diritto, per non dare 300 euro a una persona che poi andava verificata. Quindi tutta la procedura, cioè il comune, l'ente locale, non è un ente che deve fare cause continue e ricorsi continui e confronti continui con i cittadini. Deve essere un ente aperto alle istanze dei cittadini e valutare le esigenze dei cittadini. Qui invece facciamo più cause che provvedimenti. Allora lasciamo perdere le cause, diamo alle persone quello che lo Stato ha dato, quello che non riuscite ancora a dare, e avevo detto al sindaco di rivedere il programma annuale, quindi il bilancio di previsione, per vedere quali capitoli potevano essere stornati e quei soldi stornati messi a disposizione per interventi per chi ne ha bisogno, per le persone che ne hanno bisogno. Adesso ne avranno bisogno tanti di sostegno, non basta quello dello Stato. Lo sforzo lo deve fare la Regione, lo devono fare i comuni. Quindi di fare quel lavoro invece di andare dietro a diatribe di cause. Per nulla, perché questo è il vero problema. E poi al Presidente, per ultimo, in questi giorni, da tempo, diciamo, si auspicava che all'Aquila, e quindi la richiesta che devo fare non c'entra nulla con questo ordine del giorno, se no devo intervenire. Al Presidente avrà notato che alla fine della fase 2 il laboratorio dell'ospedale dell'Aquila è stato autorizzato. È arrivata questa convenzione, nessuno ha detto una parola sui ritardi, sui tempi e perché un capoluogo di regione non avesse un laboratorio che processasse i tamponi. Circa un mese fa il sindaco, insieme con l'assessore regionale Liris, mi pare con il personale dell'ASL, hanno tenuto una conferenza stampa insieme, o erano presenti a una conferenza stampa, insieme ai responsabili del laboratorio Dante Labs. Di questo laboratorio Dante Labs, che poteva processare dai 5.000 ai 40.000 tamponi al giorno, ad oggi non se ne sa niente. Notizie di stampa dicono che questo laboratorio sta firmando una convenzione con la Regione Lombardia per o processare i tamponi o fare test sierologici. Non è specificato, non lo so bene. Io penso che quando un sindaco, no, un consigliere regionale, si espongono in questo modo con un privato e dicono alla popolazione ci sarà una convenzione pubblico-privato per poter testare questo territorio e fare successivamente anche spero, i test sierologici, debbano dare una spiegazione. Ti chiedo quindi di convocare una commissione di garanzia, perché la garanzia deve essere data a tutti i cittadini. Non è che chi in quel momento governa la città o la regione può prendere delle decisioni senza rendere conto alla popolazione. Gli spetta di amministrare, ma spetta anche rendere conto alla popolazione della situazione. Quindi il sindaco che non sfugga a quelle che sono le sue responsabilità, perché è vergognoso che alla fine dell'emergenza, della fase 1, della fase 1, sia autorizzato il laboratorio dell'Aquila. È vergognoso che lui annunci, ci sono anche degli articoli di stampa, l'operatività del laboratorio Dante Labs
disse insieme all'assessore regionale, insieme a funzionario dirigente dell'ASL, non ricordo bene, non vorrei dire stupidate, che ci sarà questo laboratorio che esaminerà e testerà tutti questi tamponi al giorno e forse anche test sierologici. Cioè io penso che chi agisce in questo modo non possa rappresentare all'assessore Pignotti dopo il progetto caso. Lasciamo perdere il dimensionamento, ne parleremo in questi giorni, altra cosa vergognosa e che poi capita, guarda caso, in questa situazione. Dopo la situazione del buon impatto, si dovrebbe perlomeno dimettere, avere la dignità di dimettersi. Ha detto che lui ragiona come un comune cittadino, andasse a fare il comune cittadino, perché quello deve fare, non può fare altro. Lui ha dato l'avallo a bloccare due provvedimenti che andavano incontro alle esigenze. Non ha nulla in questa città, non ha la casa la prima volta e non ha da mangiare la seconda volta. Vediamo se ce ne sarà una terza. Grazie Mancini. Silveri, prego. Buongiorno a tutti e chiaramente grazie Presidente per avermi dato la parola, anche non essendo commissario purché capogruppo. Permettetemi un ringraziamento sincero e veloce alle strutture e ai dirigenti che hanno lavorato in una settimana anche duramente e nella peggiore condizione sopra a questo bando. Io, come ho già spiegato ai colleghi di maggioranza, la linea politica del il requisito sulla residenza è che piaccia o meno, apprezzabile o meno, è aderente a una linea che è sempre stata quella della maggioranza, ossia il requisito della residenza. Noi abbiamo messo questo requisito in tutti i nostri bandi e l'abbiamo messo anche in questo. Il problema però dove è sorto? Perché poi chiaramente siamo comunque appunto tutti quanti umani e tutti possiamo fallire. Arrivata quella sentenza del il TAR in cui invitava il comune ad annettere anche i richiedenti esclusi, l'errore grave, ma proprio veramente grave, è stato sospendere l'intero bando a tutti i richiedenti. Cioè là, questo è stato un errore grave. Io non mi sono unito al coro della polemica soltanto perché ce n'era già tanto, però questo è un atto grave in cui non solo chiaramente tutti quanti i cittadini ne hanno preso atto, ma ne devono prendere atto anche i consiglieri, specialmente quelli di maggioranza. Perché? Perché si poteva benissimo continuare a erogare il bando, dopodiché si attendeva la sentenza e se ne faceva un altro, cioè c'erano altre migliaia di soluzioni. E tanto è vero che la sospensione del bando, poi dopo qualche giorno, forse illuminati da un minimo anche di ragionevolezza, ecco, è stata a sua volta sospesa. Io sono convinto che una decisione così forte non sia frutto né del settore, ma proprio lontanamente, e tantomeno dell'assessore Pignotti, che sta sempre sul pezzo, e ringrazio e è ammirabile il suo impegno e la professionalità. Probabilmente anche un input così forte sarà dato dal il sindaco, o quantomeno lo invito a smentire. Ma questo è l'ennesimo errore di n errori che chiaramente si stanno accumulando e non fanno bene alla città, non fanno bene alla maggioranza, non fanno bene a nessuno.
invito tutti a riflettere su un trend. Ci siamo lasciati come atto importante l'ultima volta prima del Covid con un bilancio impotabile dal il punto di vista politico. Ci siamo rivisti dopo, sempre un po' prima del Covid, con una variazione di bilancio assurda, e è stata avallata pure questa. Dopodiché è arrivato questo bando, è arrivata la sospensione, è arrivato l'appello alle armi del il fan club e degli Yes Men, è partita l'ennesima difesa di ufficio da parte della sola maggioranza, in parte e neanche tutta. Dopodiché è arrivata l'ennesima variazione di bilancio, è arrivata l'ordinanza accelerata, ne stanno arrivando una successiva all'altra. Quindi io invito tutti i miei colleghi della maggioranza ad essere molto più cauti, molto più riflessivi e soprattutto un po' meno yes man. Grazie. Grazie consigliere. Ora mi ha chiesto di intervenire la consigliera Cimorroni per concludere una piccola replica all'assessore. Prego consigliere Cimorroni. Sì, grazie presidente, condivido anche quanto già detto fino adesso anche dal consigliere ministro, dal consigliere. Rispetto soprattutto al fatto che evidentemente in questa vicenda, come tutta la vicenda che riguarda un po' la gestione in emergenza, ma diciamo in questa fase si è acuita questa situazione, ma prima non era diverso. Il sindaco ha di fatto commissariato l'assessorato alle politiche sociali, assessore Bignotti, batta un colpo, che devo dire. E ha comunicato al suo posto anche alla, nei punti successivi, cose tra l'altro fuorvianti e confusionarie. Ha dato indirizzo. Consigliera, però questo è un rapporto. È un rapporto che il sindaco ha con i suoi assessori, cioè, anche la libertà, se noi chiediamo libertà, la libertà è anche per loro. Assolutamente, ci mancherebbe. Poi però mi fanno specie alcune dichiarazioni. Rispondo a quanto detto dall'assessore Bignotti. Allora, sono certa anch'io del lavoro di tanti dipendenti dei servizi sociali che in questo momento di particolare crisi si sono dati da fare. Mi consenta di dire però che i servizi sociali sono sempre aperti, ma non per tutti. È dal 5 aprile che varie associazioni segnalano la presenza di due senzatetto che avrebbero avuto necessità di un pronto intervento sociale che non è mai arrivato. Attualmente la Protezione Civile, che ha pure comunicato che il 4 maggio è stata smontata la tenda che avevano messo a disposizione per i centri Colelle, ha ricomunicato al sindaco e al comune dell'Aquila, quindi la fine di quella minima assistenza che aveva messo in campo la Protezione Civile e appunto il pronto intervento sociale. Siamo ancora lì ad aspettarlo. Nel frattempo si sono attivate soltanto delle associazioni che stanno aspettando questo cittadino straniero, tra l'altro comunitario, situazione di precarietà, ma si riesce a mettere in campo con le associazioni. Okay. Anche per questo ricordo all'assessore Bignotti che anche su questo è stato il sindaco a rispondere alle associazioni che non competeva al comune occuparsi di questa situazione, ma competeva alla Protezione Civile e alla prefettura. Chiedo invece all'assessore Bignotti che di questa situazione si faccia carico il servizio sociale pronto intervento. Per quanto, solo una cosa, per quanto riguardava, perché ci tenevo a dirlo, viva la digitalizzazione, viva per carità le domande a distanza, la possibilità di collegarsi da remoto, il mio intervento mirava a evidenziare che questa possibilità non è nella possibilità di tutti e che il comune fungi dal voler approfittare file chilometri per dare istanze
di buon pasto presso gli uffici del comune, avrebbe potuto semplicemente fare o avvalersi di quello che stanno facendo, che ce l'ha detto anche la consigliera le associazioni al posto del comune. Mancini, cioè ho detto alla consigliera di avvicinarsi. Se ti avvicini un po' al microfono. Sì, ma forse basta chiudere gli... perché io sento rumore di fondo, basta chiudere i microfoni del... Sì, è quello. Cioè, evidentemente disturbo d'altri. Allora, disattivo l'audio e poi riattivi l'audio lei. Prego. Ok. Ok. Dunque, dicevo, quello che si sollecitava era invece proprio un servizio di prossimità, cioè sarebbe, doveva essere il comune a dire che poteva essere disponibile a raccogliere le domande in altra maniera o accordarsi con le associazioni che stanno facendo questo lavoro. Lo diceva appunto anche la consigliera Banosciai, ci sono mille altri modi per raggiungere persone che sono in difficoltà e che appunto non sempre dispongono di un collegamento telematico. Vi invito, e credo che le difficoltà che abbiamo trovato sulla piattaforma telematica tra consiglieri, vi invito a compilare quella domanda attraverso il telefono, fatelo e ditemi se è una cosa facile e alla portata. Visto che si parlava di bonus 2020, mi auguro che la lezione sia chiara a questo punto e che i criteri del bonus 2020 vengano allargati a tutte le persone che gravano sul nostro territorio regolarmente, non solo con permessi di soggiorno lunghi come è stato non solo con permessi di soggiorno lunghi, che questo valga appunto per tutte le persone che gravano sul territorio. Ricordo che il decreto Salvini impedisce a chi ha permessi di soggiorno per richiesta di asilo di iscriversi per residenza, quindi anche in questo bisognerà rapportarsi poi con quelli. Grazie, che sono. Presidente, posso fare un chiarimento soltanto alla luce di alcune dichiarazioni della consigliera, velocissimo? Un attimo solo, adesso sì. Interviene Serpetti. Dopodiché darò la parola a lei e a De Nardis, 2 minuti, e poi chiudiamo la commissione. Ma anch'io devo dire 2 piccole cose, Presidente, mi scusi. Grazie, Presidente. Sì, anche a lei, Bignotti, sì, va bene. Prego, Serpetti. Non volevo intervenire, che credo sia veramente, veramente stucchevole. Cioè, noi oggi stiamo parlando, forse ancora non ce ne siamo resi conto, no? Dobbiamo metterci una mano sulla coscienza. Noi stiamo parlando alla quinta commissione delle persone che in questo momento storico della nostra nazione, della nostra città, hanno bisogno di viveri, cioè hanno bisogno di mangiare, di pasta, di zucchero, di tutte quelle cose che necessitano a una persona o a una famiglia per poter sopravvivere. Quindi io credo che questo sia stucchevole, perché un bando del genere è fatto all'inizio, per carità, io ringrazio tutte quelle persone che ci hanno lavorato, quelle persone che hanno lavorato di notte, sabato, la domenica, ci mancherebbe, poi però l'indirizzo viene sempre dalla politica e magari la politica in questi casi deve tirarsi da un lato e mettersi la mano sulla coscienza, sul cuore, verso il cuore, e dire: noi in questo momento dobbiamo dare da mangiare a chi ha bisogno, non dobbiamo guardare né al colore, né dobbiamo vedere la carta d'identità nella nazione, dobbiamo vedere quelle persone che sono nel nostro territorio e che hanno bisogno di mangiare. Perché credete che chi è che fa questi bandi non è che li fa perché è contento, ci sono molte famiglie che si pure vergognano di fare queste cose perché sono rimaste senza lavoro e non hanno effettivamente la possibilità di poter mangiare. Quindi poi non serve il TAR che ci dice: ma sai, bisognava inserire anche queste altre persone. Io credo che una vergogna vada fatta a tutti e che non succeda mai più nel nostro comune una cosa del genere. Noi stiamo parlando di persone che hanno bisogno dei primi viveri per la necessità, per vivere, per i figli, per gli anziani, per loro stessi. Quindi di che stiamo a parlare? Di che vogliamo parlare? Ma il governo doveva fare, dobbiamo vedere al TAR perché dobbiamo fare ricorsi, dobbiamo continuare a fare cause, ma di che cosa? Queste cose non vanno nemmeno discusse, queste cose vanno fatte, e un'amministrazione che si rispetta
vanno fatte, perché sono persone che hanno veramente bisogno. Ve ne dico un'altra, no? Ma come può essere, se torna un cittadino da Bologna, torna in questo momento all'Aquila, al comune dell'Aquila, non ha nessun diritto ad avere un MAP, una casa che magari progetti le dediamo così a farle rovinare, non possiamo dargliele perché devono aspettare 5 anni di residenza. Ma di che stiamo parlando? Magari sono persone che sono nate in questo luogo, che hanno perso il lavoro a Bologna e tornano ad Ischia o all'Aquila o un altro paese. Queste cose non vanno fatte con la politica, vanno fatte con il cuore, e va veramente, bisogna vedere le persone che hanno bisogno e vanno aiutate. Quindi già parlarne in quinta commissione, per me che sono un semplice cittadino e sono nato, credo come gli altri, per aiutare le persone più bisognose, e è vero quando dicono che è difficile andare su quel bando, è molto difficile per le persone. Noi abbiamo messo qui ad Ischia un ragazzo e abbiamo cercato di fare pubblicità per chi ha bisogno di andare a questo ragazzo e fare questa domanda. Quindi è vero che ci sono delle difficoltà per alcune persone o per tante persone, se la vogliamo mettere in questo modo, ma credo che chi è abituato a fare volontariato, queste cose non devono succedere. Noi non ci possiamo riempire la bocca nei momenti, no, delle grandi conversazioni tra di noi, fare convegni più povero, poi quando succede c'è sempre di mezzo la politica, c'è sempre di mezzo qualcosa che rovina tutto. Noi dobbiamo pensare che in questo momento stiamo parlando degli ultimi, di quelle persone che quelle 100 euro è la sopravvivenza loro e dei loro figli. Quindi credo che questa storia è una schifezza per il sindaco, per l'amministrazione comunale, ma per tutti noi. Grazie. Grazie Seppetti. Allora, rapidamente, Giannangeli, De Martis, l'assessore, mi ha chiesto una breve replica a Mancini, che chiude poi la commissione. Prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente, grazie commissari. Intanto volevo ribadire, perché altrimenti sembra solamente che siamo fermi, però, che abbiamo distribuito oltre 240.000 euro di buoni sui 300.000 assegnati ad oggi, e che lo stop and go di adesso non è legato alla sentenza del TAR, ma alla necessità che il SED completi l'istruttoria sulle 400 domande che potrebbero sfasare la graduatoria al punto da dover poi recuperare i soldi a qualcuno, e questo vorremmo evitarlo. Poi invece i pacchi sono stati consegnati in favore di 700 nuclei, quindi noi abbiamo raggiunto, penso, circa 4.500 persone, quindi non è che proprio siamo stati fermi. E poi invece, per quanto riguarda la possibilità di accogliere le istanze da parte di chi non ha gli strumenti, c'è sempre la linea B del finanziamento, che non richiede nulla, richiede una telefonata o una visita alla casa del volontariato, si fa una valutazione in tempo reale e si consegna il buono spesa, e si riconsegnerà ogni volta che serve. Questa c'è sempre, quella possibilità. Per quanto riguarda invece il bonus 2020, diceva la consigliera, ovviamente i requisiti sono quelli di cui è il regolamento approvato dalla Giunta. Poi, se la Giunta riterrà di intervenire, in teoria questi buoni andrebbero a un'altra fascia di utenza, però magari una riflessione la facciamo ugualmente con l'amministrazione. E da ultimo, per quanto concerne senza fissa dimora, io ieri sera sono stato da ultimo al telefono con un ex assessore che lamentava la presenza di uno di questi due soggetti, purtroppo, diciamo, dimessi dall'ASL con tampone non ancora chiaro, che mi fornisce lo spunto per parlare di un problema che ho dovuto affrontare anche all'OMPI, quindi prescindendo dal caso di specie, per cui l'amministrazione, noi siamo stati al telefono anche sabato pomeriggio per questa persona, ma è il nostro lavoro e non lo dico per... non mi sento perseguitato, è un lavoro anche molto bello, tra l'altro, nella drammaticità del momento. Però i casi sanitari non possono essere da pronto intervento sociale, quando non ci dimentichiamo che siamo in piena emergenza Covid e che le strutture di accoglienza di queste persone sono le stesse in cui ospitiamo minori, madri, nuclei monoparentali. Quindi noi non possiamo intervenire ospitando all'interno di una struttura in cui ci sono, sia pur in un comparto separato, poi sono due le strutture che hanno una specie di dipendenza per accogliere queste persone e sono piene. Ma la tutela della salute è prioritaria rispetto all'ulteriore esigenza che comunque ha riscontrato la Protezione Civile con modalità non ortodosse. Purtroppo continuiamo a seguire queste persone. Ieri mattina ho chiesto un intervento ulteriore perché una di queste due persone è accolta in un'area qui vicina al nostro settore, e
ci sarà un'ennesima visita domiciliare, però non distinguiamo, non confondiamo i casi sanitari con quelli sociali. Lo spunto della riflessione, diciamo, lanciata dalla dottoressa Cimoroni è proprio questo. Magari cogliendo l'occasione con l'ASL definiamo in via ultimativa questa questione, perché non possiamo intervenire quando c'è un bisogno sanitario che è prioritario rispetto a quello sociale. Perfetto, grazie Gian Angeli. De Nardis, prego, due minuti. Un chiarimento al consigliere De Santis e anche al, per quanto occorre, al consigliere Mancini. Sono stato chiamato, sono in questa veste, non come assistente sociale dedito alla privata beneficenza di cui non vengo a riferire alle signorie loro, ma sono stato chiamato come avvocato dell'ente, cioè come un soggetto più o meno tecnico che, al quale è stato posto il quesito di come fosse l'andamento della fase giudiziale. Quindi sono giudizi passivi in cui il comune è stato chiamato, direi tirato per i capelli, dentro i quali il comune è stato tirato per i capelli. La difesa tecnica è cosa diversa dalla posizione del cliente. Io all'avvocatura, qualsiasi avvocato del mondo assicura o cerca di assicurare nei limiti delle proprie possibilità al cliente una difesa tecnica, quindi mi si interpella su questioni tecniche. Il fatto che ritenga il consigliere De Santis che possa essere non opportuno o non fuor d'opera far presente al tribunale amministrativo che forse è sopravvenuto un DPCM che depotenzia totalmente l'iniziativa giudiziaria di questi signori, è un aspetto tecnico. Se vogliamo parlarne, consigliere De Santis, le faccio presente che l'interesse al ricorso deve sussistere al momento in cui la causa viene introitata a decisione. Per cui in funzione della Camera di Consiglio del 6, quando il DPCM del 26 aprile era ampiamente in vigore, il motivo della sopravvenuta carenza di interesse, perché questi signori se ne potevano tornare al paesello loro, Bitonto in provincia di Bari, senza nessun ostacolo, era un motivo, ed è un motivo assolutamente risolutivo. Perfetto. Se ella pensa che possa essere una cattiveria difendere l'amministrazione nei confronti di gente forse strumentalizzata che alza un polverone per 300 euro, potendo andare, come diceva il dottor Giannangeli e come diceva l'assessore Bignotti, semplicemente alla casa del volontariato, bussare e prendersi tutte le volte che voleva il pacco di alimentari, se riteneva di avere bisogno di assistenza alimentare a vista, con consegna a vista. Sia, avvocato, queste sono considerazioni. Lì si tratta di atti emessi dal tribunale, quindi va bene così. Mancini, rapidamente una chiosa. Consigliere Presidente, no. Il politico dice che le sentenze si rispettano, l'avvocato le esamina sotto il profilo tecnico, come un caldaista esaminerebbe la caldaia di casa sua, per dire questa caldaia va cambiata, non funziona, se ne compri un'altra, consigliere. Okay. Grazie avvocato. Mancini, un minuto, poi facciamo chiudere l'assessore. No, fai replicare prima l'assessore Bignotti. No, prego, prego, intervieni Mancini, su, facciamo chiudere due minuti per rispetto all'assessore, dai. Guarda Presidente, io non voglio discutere con te, mi sono prenotato dopo che hai detto l'ordine di prenotazione. Ho capito, allora ti devo dire che già sei intervenuto, che c'entra? Intervieni, cioè poi facciamo chiudere a Bignotti, no? No, Bignotti interviene dopo di me, ma... Ho capito, ma non è che è un tribunale questo, cioè stiamo discutendo, sono due ore che stiamo parlando di tutto, io penso che si sta sviluppando un chiarimento rispetto a quello che sta succedendo. Rinuncio all'intervento, solo se c'è Silveri presente lo faccio, c'è presente Silveri, perché gli altri non mi interessano. Silveri era presente anche prima, sì. Allora, per quanto riguarda Silveri... Io Angelo ci sono. Oh... Roberto, sono contento, perché come ti ho detto più di una volta, tu insieme ad altri sarai il futuro di questa città, forse anche a livello amministrativo e politico. Tu hai questa libertà tua mentale, che però ti colloca all'interno di una maggioranza.
tu hai detto una cosa che non può essere applicata sempre. Cioè nei bandi tu non puoi mettere sempre il requisito di residenza. E questo era uno dei casi in cui non potevi mettere il requisito di residenza, perché non erano soltanto i residenti che stavano in difficoltà, no? Che avevano fame, che avevano bisogno del sostegno del governo. Come in quel bando iniziale per l'assegnazione delle case. Non si era messo il requisito di residenza. Il risultato qual è stato? Che le case sono vuote, che è stato fatto un danno all'erario, che i buoni ancora oggi non sono consegnati per l'importo, al di là di tutto quello che è successo a livello amministrativo, non sono stati consegnati alle persone che avevano fame. Quindi ti prego. Scusa, posso interromperti, però ti raccomando una cosa. Soltanto 20 secondi. Si feri. Ci sta D'Angelo che ha chiesto di intervenire. Non facciamo. Mancini ha fatto un intervento in cui chiede, no, fa delle affermazioni, quindi prendile per quello che. Gli chiedo di portare la sua testa dentro le riunioni di maggioranza e imporre la sua testa nelle riunioni di maggioranza. Grazie Mancini. Allora D'Angelo, prego, un minuto. Buongiorno ragazzi, anche di meno. No, nulla. Mi sembra che si voglia mettere l'assessore alla gogna e a me questa cosa non sta bene, sinceramente. Quindi volevo esprimere la massima solidarietà all'assessore Pignotti e per quanto mi riguarda resto nella posizione che sono convinto che agito nella massima chiarezza, nella massima onestà e ripeto, ci siamo presentati agli aquilani per prima gli aquilani e se ha sbagliato ci prendiamo la responsabilità tutta la maggioranza, me compreso, perché anch'io la penso come lui. Grazie. Grazie, assessore Bignotti. Grazie D'Angelo. Assessore Bignotti, prego, un chiarimento sul bando 2020, dopodiché chiudiamo la commissione, prego. Sì, sarò brevissimo. Intanto ringrazio di cuore i consiglieri D'Angelo e Silveri per la stima e l'affetto che mi dimostrano sempre. Non voglio fare polemiche e non voglio che si creino all'uscita dell'avviso del bonus 2020, per cui ricordo che c'è un regolamento comunale che è stato approvato dalla precedente amministrazione che prevede come requisito di accesso la residenza nel comune dell'Aquila minimo di 6 mesi. Quindi voglio fare solo questa precisazione, è un regolamento approvato dal Consiglio Comunale e basta. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. Allora consiglieri, io vi informo di questo, è arrivata la relazione da parte dell'ufficio bilancio per quanto riguarda il progetto case, il costo di tutto il progetto case. E ritengo di convocare la commissione per martedì in giornata, se la convoco, perché dovrò sentire gli altri presidenti per lasciare libero la giornata di martedì mattina, vi sarà, insieme alla convocazione, vi sarà inviata anche la relazione così come ci è pervenuta agli uffici. Inoltre Angelo, io adesso cercherò di contattare il sindaco e Dante Labs e la regione per quanto riguarda un'eventuale commissione sulla loro partecipazione, perché se Dante Labs ci dà la disponibilità a partecipare è un conto, altrimenti penso che sarebbe inutile farla, mentre se Dante Labs ci dà l'autorizzazione, cioè partecipa anche via streaming alla commissione, penso che si possa tranquillamente io contatterò, come dicevo, sia il sindaco che l'assessore regionale. Va bene? Bene, grazie. Ok, dichiaro chiusa la discussione, buona giornata a tutti. I giustificativi, Presidente, mi raccomando. I giustificativi li dovete chiedere direttamente a Fischione. Fabrizio.fischione@comune.l'aquila.it. Buongiorno a tutti. Un numero di telefono ce l'abbiamo, lo chiamo, tanto lui l'ha fatto pure l'altra volta, perché lo rimanda. No? Buongiorno a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao a tutti.